Chi ha dunque ragione? Perché questi pareri così contrastanti? Perché il pubblico ha gremito la sala del Festival di Venezia fino all'inverosimile e ha applaudito lungamente al finale e 9-10 volte durante la proiezione? Che cos'è, insomma, lo sceicco bianco? E questo arabo, questo sceicco bianco, lei lo conosce? Come posso conoscerlo? Se lo conoscessi non sarei qui. Sì, la vita è quella del sogno. Ma a volte il sogno è un baratro fatale. Un baratro fatale! Baratro? Di come voglia! Potremmo dirvi in buona fede un sacco di cose su questo film, che è un film insieme comico e tragico, scanzonato e patetico, allegro e amaro. Potremmo dirvi che vi svela l'attraente retroscena del pittoresco mondo dei fumetti, che racconta la storia fantasiosa di una spassosissima luna di miele con una sposina provinciale piena di sogni e un povero marito abbandonato il giorno delle nozze. Mettila sera qui, fammela favore, vieni qui. Vieni. Potremmo dirvi molte altre cose convincenti come si usa per presentare qualsiasi film, ma Sceicco Bianco è un film diverso da tutti, profondamente originale, indefinibile e sconcertante. Un film che affronta senza veli e senza ipocrisie la nostra vita di tutti i giorni, i nostri sogni, le nostre umane debolezze e che indubbiamente piacerà a tutti coloro che sanno divertirsi, liberi da ogni sciocco pregiudizio. Roberto Sordi nella parte dello Sceicco, Brunella Bovo la sposina sognatrice, Leopoldo Trieste il marito abbandonato. Giulietta Masina e il regista Federico Fellini attendono il vostro giudizio e vi invitano a vedere Lo Sceicco Bianco.